Allora, dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare che voglio assolutamente affrontare con voi, che è una situazione che si è creata un po' in termini di polemica all'interno del tifo bianconero per un giocatore che è arrivato l'anno scorso e che essenzialmente non ha ancora fatto vedere tutto quello di cui è capace. Premessa, l'anno scorso la Juventus ha fatto un mercato molto risicato, molto proprio, no? Quei mercati che ti fanno rimanere un po'. Sai, un mercato povero, un mercato composto insomma anche da scempiaggini, se vogliamo, che sono state scempiaggini indotte insomma dalla nostra situazione economica, che certamente non era florida come adesso. Un mercato timido, un mercato inconsistente, un mercato inefficace per una squadra che aveva l'obiettivo comunque di tornare a vincere. Io vi ricorderete che insomma la situazione era quella che era. Noi abbiamo preso Locatelli, abbiamo preso ovviamente Ken, abbiamo preso Caio Jorg e poi abbiamo preso altri, insomma, successivamente nelle altre sessioni. Però l'acquisto di Locatelli è stato un acquisto che ha diviso un po' il tifo bianconero. Io penso che siamo tutti d'accordo nel dire che Locatelli è un ragazzo straordinario. Juventino, bravo ragazzo, faccia pulita, però ho la sensazione che qualcuno da Locatelli quest'anno si aspetti molto di più. E volevo fare un discorso un po' basato su di lui, perché molto avrà a che fare con il ruolo che farà Locatelli. E soprattutto molto avrà a che fare con quello che sta succedendo nel contesto Juve. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video ed attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni, ragazzi, nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Quindi, se vi va, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, in descrizione, perché c'è OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, ed è gratis, ragazzi. È un'app aperta a tutti, veramente clamorosa, ed è gratis. E poi trovate anche i miei. È un'applicazione ovviamente straordinaria e trovate ovviamente anche i miei, che cosa? Oltre all'applicazione gratis, cosa vi metto? Vi metto sempre i social, in particolar modo seguitemi su Instagram. Allora, Locatelli è stato preso da noi con una formula un po' insomma discutibile per la stampa in generale, perché noi abbiamo praticamente chiesto al Sassuolo un prestito biennale gratuito, cioè tu per i primi 2 anni Locatelli non lo paghi. Il prestito dura 2 anni e tu non paghi Locatelli, quindi Locatelli per i primi 2 anni è gratis di fatto a livello di cartellino. Comincia a pagare dal terzo anno una cifra che assolutamente è garantita sui 25 milioni. Quindi Locatelli costa 25 milioni più 12,5 di bonus che però non sono tutti raggiungibili, cioè non è detto che vengano raggiunti tutti. Quindi di fatto tu dai un minimo di 25 milioni. È un totale eventuale di 37,5. All'interno di questi due valori c'è appunto l'equilibrio, eccetera, eccetera. La prima stagione di Locatelli alla Juventus è stata buona. Diciamo che non è stata mediocre, non è stata eccellente, è stata buona, è stata una via di mezzo. Ci sono state delle partite in cui Locatelli ha fatto vedere che il nostro centrocampo era messo davvero, davvero, davvero male, e ci sono state delle partite in cui invece Locatelli un po' si è dedicato più che altro al lavoro normale, diciamo così. Io ho sempre mantenuto una linea abbastanza chiara su Locatelli, ho sempre detto il ragazzo ha talento, ha delle buone qualità, però non è un top player, non arriva qui da top player, non so se potrà mai diventare un top player. Non lo so, perché bisogna vedere a livello di personalità lui cosa tira fuori. Dal punto di vista tecnico Locatelli non è discutibile, cioè il giocatore vale comunque, è un buon giocatore, ha buone doti di palleggio, eccetera, eccetera. Però quest'anno, secondo me, sarà la stagione in cui noi capiremo Locatelli cosa può fare. Perché l'idea è sempre quella di metterlo davanti alla difesa, a meno che la Juventus non riesca nell'intento clamoroso di prendere De Jong o di prendere Paredes. Quindi, nel prendere De Jong o Paredes, tu potresti ipotizzare il fatto di usare Locatelli da mezzala. Ora, Locatelli, ma tanto tempo fa, quando giocava nelle giovanili, faceva la mezzala, ok? Ed è diventato noto per fare la mezzala, quindi è vero, nasce da mezzala. Però è diventato poi, diciamo, lui vero e proprio, quindi si è elevato ad un livello maggiore quando De Zerbi lo ha messo davanti alla difesa a giocare col 4-2-3-1. Quindi quel ruolo lì, Locatelli è diventato il giocatore comunque che era uno dei giocatori più apprezzati. Si parlava di Locatelli a un certo punto, benissimo, no? Sassuolo l'ha venduto, la Juventus l'ha preso, eccetera, eccetera. Ora, quest'anno Locatelli può rappresentare per la Juve un giocatore talmente importante a centrocampo da guadagnarsi davvero il posto? Cioè, non da guadagnarsi davvero il posto? No. Riepiloghiamo la cosa. Può giocare
talmente bene da spingerti a considerarlo comunque nel futuro un titolare fisso? Cioè, può essere così determinante da essere un titolare inamovibile? Cioè, può essere un giocatore così importante, ribadisco, un giocatore così importante per la Juve nei prossimi anni? Oppure sarà solamente un buon giocatore che non farà altro che passare qualche anno qui semplicemente giocando bene ma non benissimo? Cioè, questa è una cosa che bisogna capirla, perché la Juve su Locatelli ha investito tanto. Dato il momento in cui è arrivato quell'investimento, non è che la Juventus abbia investito poco in Locatelli. Cioè, investire 25 milioni di euro più 12 e mezzo di bonus su un giocatore che comunque non aveva mai giocato in Europa, che comunque aveva giocato solo col Sassuolo e che col Milan aveva fatto pochissimo, insomma, nei tempi in cui sono stati investiti quei soldi, è un investimento importante, è un investimento generoso, è un investimento comunque molto di livello, un investimento elevato, un investimento netto, un investimento diretto, un investimento... è comunque una cifra di denaro sicuramente importante, grossa, alta, corposa, ecco, modellata su quelle che sono le esigenze poi del giocatore, perché giustamente poi ci sono le esigenze del giocatore. Io credo che la situazione relativa a Locatelli sia veramente molto semplice. Locatelli rimane un buon giocatore, rimane un giocatore di buona qualità, ma secondo me deve crescere ancora tanto. Quindi considerare Locatelli un top player, considerare Locatelli un giocatore che può, nel momento in cui io sto girando, fare la differenza a 360 gradi, secondo me è sbagliato. Cioè, io non ce lo vedo Locatelli prendere per mano il centrocampo della Juventus quest'anno, non ce lo vedo Locatelli alzare la testa e fare la differenza sotto tutti i punti di vista, non ce lo vedo Locatelli essere il top player assoluto della Juventus a centrocampo, quando a centrocampo hai ad esempio un Pogba che probabilmente sarà lui il giocatore che ti farà la differenza a livello tecnico. Io vorrei solamente che lui trovasse della Juve quello che Barella ha trovato nell'Inter e Tonali ha trovato nel Milan. Se voi ci fate caso, queste tre squadre hanno scommesso su talenti italiani a centrocampo, però Locatelli è quello che è attualmente un po' più indietro, perché è capitato all'interno di un progetto tecnico fino all'anno scorso che non aveva molto senso, nel senso è come se Locatelli iniziasse adesso. No? Barella all'Inter è diventato centrocampista clamoroso, e io vorrei che Locatelli diventasse alla Juventus quel tipo di centrocampista lì, non come Barella, ma che diventasse per la Juve un punto di riferimento. Cioè, vorrei che lui tirasse fuori un po' più di carattere. È l'unica cosa che io gli imputo, perché io sono sicuro che Locatelli a livello di qualità ha delle grandissime qualità. Forse, ripeto, non sarà mai un top assoluto che ti fa dire wow, quello è un fenomeno, eccetera, eccetera. Però secondo me ha delle qualità talmente importanti e talmente di livello che lui non le conosce nemmeno. Cioè, è come se lui si frenasse un po' per via di questo carattere un po' docile che si ritrova. E io il consiglio che gli posso dare è quello di spingere tanto sulla personalità, perché all'interno del campo alcune volte fa la differenza anche il modo in cui tu ti comporti, anche l'approccio che tu dai, anche il tipo di carattere che tu hai. Poi giocare a 2, giocare a 3, giocare a 4, giocare a 5, giocare a mezzala, giocare a mediano, quelle sono cose tattiche di cui possiamo parlare, perché comunque, ripeto, Locatelli sa fare il mediano di un centrocampo a 2, sa fare il mediano di un centrocampo a 3, sa fare la mezzala di un centrocampo a 3, quindi può giocare in più posizioni, ma non è quel giocatore oggi che ti dà quel qualcosa in più. È un giocatore che tu devi gestire e ti devi crescere tranquillamente. Cioè, non è Locatelli che ti deve risolvere le partite, non è Locatelli che deve inventare calcio. Io penso che Locatelli sia più un giocatore di ordine e di organizzazione, di passaggio, di pesca, di innesco. Non è un giocatore che ti inventa la giocata. Perciò io dico, da mezzala Locatelli la può fare, ma non è una mezzala come quella che molti mi chiedono. Cioè, Locatelli non è un incursore, non è mai stato nella sua vita un incursore. Locatelli è sempre stata una mezzala di possesso. Cioè, tu gli dai la palla, lui te la gestisce, cioè può inserirsi all'interno dell'area di rigore, può fare ma non è un giocatore che sistematicamente ti va dentro l'area per cercare il gol, almeno non lo è, poi se lo diventa non lo so. E poi tanta gente mi ha pure detto, ma perché la Juve cerca sempre un mediano tecnico davanti alla porta e non cambia passando all'altro tipo di centrocampo che tu ci avevi detto, che era il centrocampo formato dal mediano fisico davanti alla difesa, un incursore e ovviamente poi una mezzala di qualità, quindi nel mediano fisico, mezzala di inserimento e mezzala di qualità.
ovviamente ci vuole un certo tipo di approccio, di copertura, eccetera, eccetera. Semplicemente perché la Juve è sempre stata abituata ad avere davanti alla difesa un giocatore tecnico. Voi pensate a Pirlo. Pirlo davanti alla difesa c'è stato 4 anni, giocatore tecnico, poi è arrivato Pjanic, che comunque secondo me non ha fatto male, anzi ha fatto molto bene, e alla fine è diventato un buon giocatore, perché Pjanic davanti alla difesa ha fatto le migliori stagioni della sua vita. E poi ovviamente ti sei abituato a questo, quindi di conseguenza è come se tu avessi detto va bene, allora davanti alla difesa ci mettiamo un giocatore con quel tipo di approccio lì, con quel tipo di mentalità lì, che però dipende anche da come tu la vedi, perché se tu la vedi in un certo modo la vedi bene, se tu la vedi in un certo modo la vedi male, nel senso dipende. Se il tuo modo di vedere calcio è relativo a un giocatore che davanti alla difesa imposta il gioco, allora in quel caso lì si sta parlando di un giocatore che ha delle qualità superiori su cui tu puoi basare un centrocampo. Locatelli è un giocatore con delle ottime, diciamo, visioni, ma non è un giocatore che ancora oggi può dare qualcosa di più. Perciò io ti dico, questa sarà la stagione della verità per lui, perché se Locatelli quest'anno non fa il salto di qualità, l'anno prossimo potrebbe rischiare, perché la Juve non tiene un giocatore una vita intera aspettato titolare al centro, cioè potrebbe diventare riserva. Io questo dico, che poi da riserva per uno come Locatelli è un lusso, è un altro discorso. Però quello che ti voglio dire è, secondo me lui ha tante qualità, tantissime qualità. Poi se l'importante è come funziona, insomma, non deve diciamo diventare un'ossessione quella di Locatelli, nel senso che se Locatelli comunque è un giocatore importante, se comunque Locatelli è un giocatore fondamentale, cioè è una situazione aperta. È una situazione aperta comunque, perché lui può diventare comunque forte, sia da mezzala che da mediano, può diventare un giocatore di suggerimento, può diventare un buon talento, diciamo così, finché poi non arriverà il momento in cui dovrà decidere che tipo di ruolo fare, perché se poi non lo deciderà, quelle saranno altre cose. Quindi fatemi sapere un po' nei commenti che cosa ne pensate voi e di che cosa... cioè, fatemi sapere... No, allora, facciamo una cosa, fatemi sapere un vostro parere, diciamo così, un vostro piccolo parere sulla cosa.